E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti, sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, siamo qui su Sheltered, siamo qui messi malissimo, ci ho pensato e siamo messi malissimo perché abbiamo praticamente fatto fare a tutti i personaggi delle... Oh cavolo, ma qua il cane è morto! È morto il cane, non c'è più! Porca miseria, qua mi sa che dobbiamo... tirare via la roba da terra e buttare i poveri resti, sennò ci viene pure l'infezione. Poverino! Mannaggia, vabbè. Nel frattempo il papà sta dormendo, è quasi pronto. Gli altri due, il bambino qui, il piccolo Larry, vuole bere. Cerchiamo di mandare avanti la famiglia così. Lei ce la fa forse ad aspettare un altro po' per andare a dormire. Mentre il piccolo George deve bere anche lui. Vediamo un po' se... come siamo messi qua con l'acqua, 19 di 20, fortunatamente stava piovendo pochi attimi fa. Allora qui dobbiamo salvarci, dobbiamo pensare a qualcosa di figo. La prossima volta dobbiamo stare attenti perché abbiamo un solo letto, questa è drastica questa cosa, che sembra che la stanchezza sia molto molto importante per i giocatori. Quindi allora adesso cosa facciamo? Vediamo un attimino se c'è la possibilità di craftare qualcosa che ci possa essere d'aiuto. Allora, mangiare, questo potremmo farlo, ma al momento non ci interessa, non abbiamo tanto scorte di cibo. Potremmo fare un altro letto, ma il problema è che non riusciamo a metterlo da nessuna parte, a meno che... ah, questa è una trappola, questa è interessante. Poi la prossima volta mi devo ricordare di prendere una corda, una rope. E adesso che c'è il mio figlio che chiacchiera, eccolo qua, questo è interessantissimo, c'è praticamente la possibilità di fare un'altra camera. Servono 4 di legno, 4 in cemento e 2 di metallo. Questo è veramente interessante. Potremmo ampliare, quindi questi spazi vanno ad ampliarsi. Allora, facciamo svegliare il papà a questo punto. No, allora, tu stai qui. Allora, ecco, ti sei riposato. Diamo spazio agli altri, sennò qui veramente è un disastro. Facciamo andare a dormire chi era? Il piccolino che era messo malissimo, deve mangiare. E... questo qui pure come è messo, il piccolo... questo pure è messo malissimo, il piccolo Larry è messo malissimo. Allora vai a dormire Larry nel frattempo. George per adesso forse ce la fa, la mamma come è messa. Ok, il papà ha recuperato un po' di forza come vedete. Allora, sfruttiamolo subito per fare questa nuova stanza. Forse riusciamo a sopravvivere, ma per una botta di culo, perché mai più dobbiamo far fare tutto alle altre persone. Mamma mia che bello. Allora lo facciamo qui. Io penso ci metterà un anno a farlo. Sì, sta iniziando a farlo. Mamma mia ragazzi, quanto tempo ci vuole. Secondo me mi muore di stanchezza prima. Vabbè, nel frattempo cosa facciamo qui? Cosa c'è qua a terra? Facciamo... ecco questa roba, che cos'è? No, questo che sono queste... è tutto sporco. Io mi sembra che c'era... mettiamo la mamma che forse ce la fa la mamma, No, la mamma anche deve bere. E vai a bere, ringraziando il cielo, ragazzi. Qua dobbiamo sistemare l'acqua è fondamentale. Cibo e acqua sono veramente super fondamentali. Allora, vediamo un attimino se abbiamo qualche altra cosa da craftare, perché si sta sporcando tutto. Nei tier 2 neanche voglio vedere per adesso, perché mano a mano che si sale di livello avremo cose sempre più efficienti. Ma per adesso, allora, possiamo prendere, ecco, questa roba qui, che sarebbe la ramazza. Ecco, il secchio e la mazza per pulire. Va bene, allora vediamo. Ah, fortunatamente c'è la possibilità di inserirlo. E voglio, ecco, la mamma lo costruisce così. Provvediamo un attimo a pulire il nostro rifugio, perché è importante anche questo, ragazzi. L'efficienza, tra l'altro, ok, la sporcizia dentro, no, i filtri funzionano molto bene. Questo integrità 54%, non va bene. Dobbiamo già mandare qualcuno fuori subito. E come vedete è un continuo. Oh, il papà intanto, guardate, sta spaccando il tutto. E come è messo? Cazzo, già è stanchissimo. Ma se io lo fermo, mi chiedo cosa succede, nel senso che dopo non posso più riprendere a continuare, sennò potremmo fare una specie di cambio. Insomma, anche questo qui. Allora, Larry, George e la mamma. Beh, George
Larry pure messo male, vediamo un po' se riusciamo a usare la toilette, così lo facciamo fare la pipì a Larry. No, sta dormendo, scusate. Allora, come si alza, fa la pipì. Questo qui invece è stanchissimo, è stanchissimo. Siamo in una situazione un po' critica, ragazzi, eh? Lei pure molto molto stanca. Mi sa che dobbiamo scegliere di far crepare qualcuno, ed è una cosa veramente orribile. Il papà intanto sta sfondando il tutto qua, guardate ragazzi, sta spaccando. E ottimo, però è stanchissimo, già, è stanchissimo, ma non posso fermarlo, mi spiace, rischia di morire, però se non facciamo questa stanza non riusciamo a concludere niente, perché devo assolutamente recuperare, far recuperare le forze agli altri. Allora, vediamo un attimino, lui è così, il piccolo Larry, qui poi abbiamo George, che è messo abbastanza bene, tranne per il sonno, che il sonno sembra un'attività veramente fondamentale. Io direi, allora, vediamo, il piccolo, ecco, adesso sta abbastanza bene. Sì, amore, arrivo subito, mi devi interrompere un attimo, ragazzi, mio figlio si sta cagando addosso, un attimo e arrivo, eh. Ed eccoci qui, ragazzi, finalmente dopo questa, questo defecamento, non so così dire, di mio figlio mostruoso, non so, un bambino così piccolo come possa fare delle cacche così grandi, sproporzionate, incredibile. Comunque, bando queste schifezze, siamo qui con Mujahideen che ha finito, guardate qui che bello, l'impalcatura, se la potete guardare, sta finendo. E a questo punto però adesso facciamo alzare il piccolo Larry, che andrà in bagno. Oddio, no, vabbè, sta pulendo lo shelter, ho sbagliato, ragazzi. Intanto la mamma la facciamo dormire. Suo povero bambino, il piccolo George, giusto? Non me lo ricordo mai, il piccolo George. È stanchissimo, ma dovremmo aggiustare questo filtro. Io provo a mandare su George, spero sinceramente che non... abbiamo finito! Guardate ragazzi, nel frattempo ci eravamo distratti, il papà ha finito, è mezzo morto, insomma. Qui possiamo craftare subito un letto. Io direi, abbiamo proprio la necessità, ma chissà se col tier 2 potremo... Ah, per due chiodi non possiamo fare questo letto di tier 2. Peccato, facciamo un altro letto d'occasione così. Eccolo, facciamolo subito perché è un parametro, direi, veramente fondamentale. Mettiamo subito a dormire il papà dopo. Lo facciamo prima bere, direi, in modo che recuperiamo le forze prima. Perché adesso, in questa puntata, diciamo, non abbiamo esplorato niente. Stiamo gestendo e ingrandendo quello che è, secondo me, la manutenzione proprio di questo rifugio, perché è fondamentale, no? Allora, prima cosa vai in bagno, ok? E poi direi, se riesci, fissalo pure. Questo qui è ridotto malissimo, il piccolo. Allora, tu hai bevuto? Sì. Vai pure in bagno, direi. Forse no, vai a dormire perché sono mi schioppi. Va bene, vai a dormire, poi il bagno ci pensiamo, tanto abbiamo ancora un piccolo margine. Mi sembra un po' di Sims, veramente, fatto una grafica particolarissima. Tra l'altro, grandissima novità, ho saputo che per la metà agosto, forse fine di agosto, lo troveremo addirittura su Android. E questa è una cosa fighissima. Qui dovremmo cercare di creare una trappola, perché vedo che a volte bastano degli animali e potrebbero essere un ottimo sostentamento per il nostro, per la nostra famiglia. Allora, te va benissimo, poi mangia, direi. Fatto questo, stai bene e vai a riparare subito questo filtro. Il 47% l'acqua non entra, così 16 di 20 è buono, poi il sole spacca le pietre. Allora, ha mangiato, stai molto bene. Prendi una suite. Ok. Prendi una tuta per andare fuori, perché credo ci siano ancora delle radiazioni. Da qui possiamo... sì, ci sono delle radiazioni, dobbiamo stare veramente attenti, ok. Allora, col piccolo vai a fissare questo... usciamo dal rifugio. E in realtà anche il filtro dell'aria andrebbe... Però questo è messo malissimo, e l'acqua è fondamentale, ragazzi, fondamentale.
quindi è uscito il piccolo. La mamma, vediamo un pochino la mamma come sta. Mary deve andare in bagno, ma sta bene, ragazzi. Il sonno è quasi tolto del tutto. Nel frattempo vediamo Mujahideen, pure sta migliorando. Meno male, questa stanza è stata veramente risolutiva. Non vorrei far morire il bambino, quindi allora potremmo mandare la mamma, sì, per l'ostrazione. Allora facciamo andare nel bagno, wash out, e poi nel frattempo il bambino è subito a dormire, perché se no ci muore George, in peccato. Nel frattempo su, tutti a lavorare qui, una gestione incredibile. Oddio, è finito, come vedete è finita la, il carburante. Dobbiamo subito metterne altro. Add fuel. Mettiamo dell'altro carburante, ne abbiamo abbastanza. Uno, io direi aggiungiamone ancora altro, tanto add fuel. Due di due unità, e volendo potremmo anche fare un upgrade. Vediamo un po', potremmo fare un upgrade sulla capacità. Incrementa l'amount di fuel del generatore del 25%, niente male. Incrementa la durabilità del generatore. Interessante. Beh, io volendo non tanto il fuel. Vediamo l'integrità, spostate un attimo. 78%. Beh, io se potessi, piacerebbe aumentare la capacità dell'acqua, ma forse si fa su. Vabbè, allora a questo punto io direi di mandare in perlustrazione lei, che è messa abbastanza bene. Vai un attimo, usa la toilette e poi la facciamo partire per una missione. Intanto sta tornando Larry, è assonnatissimo. E vieni, vieni Larry, entra. Ok, è stato molto bravo piccolo. Come vedete qui purtroppo siamo costretti a far lavorare anche bambini, proprio non è il massimo, però se no moriamo. Qui è particolarissima la situazione, è molto molto articolata, complessa, complicata. Okay, dobbiamo, facciamolo bere. Qui l'acqua siamo messi male, perché adesso il filtro dovrebbe funzionare meglio. Come vedete c'è il 2% di sporcizia nell'acqua, questa cosa chissà se non va proprio bene. Sta quasi per dormire, la mamma può bere ancora e poi la facciamo partire subito. Allora andiamo a vedere. Io direi però, prima di far partire la mamma per la missione, di salutarci qui, ragazzi. Con questo siamo al settimo giorno e abbiamo ampliato la base. Sono contentissimo di questo. Possiamo anche pulirlo adesso. Con questo è tutto per adesso. Mujahideen, l'ultimo in Italia, Marina Brodani, vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao.